è presente anche in modo cospicuo, è una banda di comici di sinistra, di giornali ovviamente decentrati, che non sanno cosa fare. Che te ne voglio fare, consiglio comunale oggi, scusatemi, se nessuno prende la parola. Io ritengo che personale impressione che sia in primis il sindaco a doverci dare un'idea, una loro proposizione, perché credo che nella maggioranza le idee siano ben chiare, credo che sia in primis il sindaco a chiarirci perché questa amministrazione non decolla, perché questa amministrazione non va avanti, perché c'è una crisi oramai da 3 mesi che non garantisce più la gestibilità del comune. Senza di ciò noi dell'opposizione, perché non siamo mai partecipi a questa situazione, non possiamo certamente inventarci qualcosa. Saremo lì a dire, passatemi in termine, baggianate. Io chiedo al sindaco di intervenire per primo e di spiegarci cosa sta succedendo in questa maggioranza. Sono 9 mesi che avete preso in mano questa città, avete fatto dei programmi, avete fatto giustamente un programma politico che per ora non vedo nemmeno messo sul tavolo del sindaco, vogliamoci applicarlo. Chiaramente la città sa, perché la voce passa, che c'è una crisi che attraversa questa maggioranza per una, diciamo, dissociazione di una parte del Partito Democratico, che chiaramente ha portato anche sulle pagine dei giornali, locali le loro motivazioni, le loro ragioni, che possono essere valide o non valide, non sono capito di giudicarle. Ma sicuramente io non ho ancora sentito risposta da parte di chi deve darla, cioè da parte del sindaco, perché il sindaco oggi ci deve far capire se questa amministrazione ha i numeri per andare avanti o no. E chiaramente i suoi numeri devono essere quelli della maggioranza che viene poi dalle elezioni. Se i problemi che attanagliano la nostra maggioranza sono problemi insormontabili, chiaramente ti ripeto, io non uso mai la parola sindaco parte di mettere, però trova una soluzione. Una soluzione che non può essere assolutamente nell'opposizione. Trova una soluzione affinché questa città possa ricevere quello che merita. Perché oggi la città non sta ricevendo nulla, né dalla maggioranza né dall'opposizione. L'opposizione giustifica dal fatto che voi non ci fate partecipare al processo decisionale, se non piccoli incarichi dati qua e là a membri dell'opposizione, poi passerò nello specifico che la Presidente se mi darà il tempo perché farò nome e cognome, ma chiaramente questo non va bene. Non va bene perché non è questa la politica che veniva chiesta a Enzo Raffa. Enzo Raffa è stato votato per un cambiamento, è stato votato per l'uomo. Oggi voi potete capire, Enzo Raffa da dove? E poi mi riservo di fare l'intervento nella parte tecnica, grazie. Consiglio, la Presidente fa un intervento esaustivo, perché evidentemente perché tutti rinviamo questo Consiglio Comunale, non finisce più. La sua richiesta è chiara, ovviamente sarà il, come ho già precisato il consigliere Catano, non è prevista una relazione del sindaco, quindi dato che il sindaco, presumo, voglia raccogliere insomma anche diciamo il dibattito per poi trarre delle conclusioni, è più opportuno insomma che si sviluppi così come diciamo come fatto preliminare, insomma si sviluppi il dibattito e poi evidentemente se il sindaco resiste la necessità di intervenire per la mano. Lo dico per chi dopo vorrà chiedere l'intervento. Signor Presidente.